fate stamattina? Tutto bene? Buongiorno, ben arrivati. Oggi parliamo del NAT numero 8, che è il signore che protegge dai veleni. Sì, perché bene, oggi sarebbe venerdì, dovremmo anche parlare del buddismo. Perciò io ho pensato di fare entrambe le cose. Parlare del NAT numero 8 e simultaneamente di buddismo. Perché? Perché il NAT numero 8, a parte che è un NAT buddista, ed è colui che protegge dai veleni. Tanda Wang o Tandav Gan, dipende da come lo si pronuncia. Ora, questo non è neanche birmano, questo deve essere una lingua ancora uno dei vari delle varie lingue antiche della Birmania. Questo NAT ci suggerisce di riflettere su eventuali pericoli che vengono dal nostro passato remoto e di cui noi non siamo a conoscenza. È un passato così antico che precede addirittura la nostra nascita. E questo ovviamente ci riconnette al buddismo e alla visione del karma e della ruota del samsara. Allora, riassumo brevemente questi due concetti. La ruota del samsara è quella, è il karma. La ruota del samsara è questo grande circolo delle nascite, morti, rinascite, rimorti, rinascite. E si dice la ruota del divenire, che è una grande immagine, cioè una grande impressione, illusione. Non c'è niente di reale. È una grande immagine, o come dicono i buddisti, è Cittamaya, inganno della coscienza. Come una sorta di miraggio. Quindi la sensazione stessa di nascere, di morire, fa parte di questo miraggio. Questo miraggio, questa grande immagine è sempre simultanea ed è circolare nella simultaneità, qualcosa che la mente razionale non può comprendere, perché la mente vive nella dimensione del tempo lineare, nella sensazione del prima, del dopo e quindi della causa e dell'effetto. Mentre nel buddismo, quando noi diciamo legge del karma, che è legge di azione e reazione, non dobbiamo pensarla nel tempo. La legge del karma è legge di azione e reazione, ma non va pensata in un tempo lineare, cioè nella sensazione del prima, del dopo, va pensata nella simultaneità. Il karma è simultaneo. Comprendere questo bisognerebbe riuscire a pensare in termini di complessità, ma come ci dice Edgar Morin, il filosofo, per pensare in termini di complessità abbiamo bisogno di una nuova mente. Non si può pensare in termini di complessità con la mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica, che va per la maggiore oggi. Bisogna cambiare lo strumento mentale. Ci vuole una mente capace di pensare in termini di complessità, che a me piace chiamare mente poetica, perché la poesia è un atto di complessità, in effetti. Il poeta, come lo sciamano, è in grado di percepire il tutto nella parte, la parte nel tutto, cioè la complessità del reale. È arrivato il merlo e anche Zagara. Il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi il karma va inteso in questi termini, legge di azione e reazione sì, ma nella simultaneità, senza il tempo. Se tu sei capace di concepire un percorso, un cammino senza il tempo,
Ecco che sei in grado di pensare in modo complesso. Prova, prova a immaginarti un cammino fatto di azione e reazione, senza il tempo. Un percorso senza il tempo. Se tu riesci a immaginare questo, vuol dire che riesci a pensare in termini di complessità. È chiaro che qui hai subito la sensazione di dover rinunciare a controllare, a esercitare un potere, un controllo sull'immagine. Cioè, hai subito la sensazione di non poter analizzare. Riesci a concepire la complessità, ma hai una sensazione di... La mente si fa attonita. Quindi hai una sensazione, ma hai anche una sensazione di vacuità. È come se l'impressione di un cammino senza il tempo fosse simultaneamente così vera, ma così complessa, così vasta, che la mente proprio si perde, si dissolve. Rimane il cuore, però, rimane un sentimento. Ecco, questa è la mente complessa, è l'alba, è l'alba della mente complessa o della mente poetica. È il primo sorgere di questa mente. La mente poetica nasce sempre da una sensazione di smarrimento nell'infinito. Come infatti diceva il poeta, naufragarmi è dolce in questo mare di infinito. La mente poetica sorge sempre con questa sensazione di naufragio nell'infinito, di dissoluzione nel vuoto. Un vuoto che però non è niente, non è niente. Non c'è più il tempo, è vuoto. E però non è niente. Perché c'è comunque l'azione. Questo è un altro principio della complessità. L'azione nel vuoto. Anche se sei capace di concepire questo, allora hai la possibilità di un pensiero poetico. L'azione nel vuoto. Non c'è niente. Il vuoto, nulla. Eppure c'è la possibilità dell'azione. Questo è la base, uno dei principi basilari del buddismo esoterico. Nagarjuna, quando parla di sunyata, del vuoto, non parla del nulla, del niente, assoluto. Parla di un vuoto che pur tuttavia diviene. Questa è davvero difficile per la mente comune. Cioè, tu sei vuoto, praticamente non ci sei, però divieni da una condizione di ignoranza. Procedi verso una condizione di risveglio e illuminazione. E però non ci sei, non esisti, sei vuoto. Però procedi da una condizione di ignoranza a una condizione di conoscenza, di risveglio, di illuminazione. Diciamo che forse nella tradizione cristiana il modo migliore per esprimere questo è l'amore. Perché l'amore è una condizione tale per cui nulla esiste come soggetto o come oggetto.
Esiste unicamente l'azione, cioè l'amare. Perché l'azione dell'amare è tale, è un'azione sacra. E il sacro è tale per cui non può esistere né il soggetto né l'oggetto del sacro. Perché il sacrum facere, è il darsi, è l'offrirsi. Allora, come può esistere un soggetto e un oggetto? Non esistono. Perché se tu li vai a prendere, ad afferrare, non ci sono, si sono già dati. Sono il darsi. Come può esistere un soggetto e un oggetto che siano il darsi, l'offrirsi? Capisci che esiste solo l'azione, quindi esiste solo l'amore. L'amore, quello vero, esiste al di là di soggetto e oggetto, per cui non c'è niente, non c'è nessuno, non c'è né soggetto né oggetto, però c'è l'azione, cioè amare. E questo era molto sentito dagli antichi. Possiamo dire che gli antichi avessero un pensiero complesso, forse, ma di fatto, se leggiamo l'Iliade, ci rendiamo conto che è tutto così. C'è l'azione, ma non c'è il soggetto. A un certo punto c'è qualcuno che qualcuno non c'è qualcuno, c'è il gesto, l'azione di impugnare una spada e sferrare un colpo. Tu che osservi con una mente logica, pensi che lì ci sia Achille? Perché l'uomo attuale fa fatica a prescindere dal soggetto. Però per Omero non c'è. Per Omero c'è la dea, c'è il dio, c'è l'ira di Achille, la dea, l'ira. C'è l'anima, psiche, il soffio vitale di Ulisse, che ha una missione, che vuole tornare a casa. L'amore vuole sempre tornare a casa. C'è l'amore, c'è l'ira, c'è il Dio, c'è la Dea, ma non c'è l'individuo. Questo viene dopo con le religioni abramitiche, monoteiste. Lì viene l'uno, lì viene l'io. Non c'è Omero. E quindi. Allora, cioè per comprendere il karma devi pensare in modo complesso, altrimenti si rischia veramente sempre di ricadere nella religione sociale, che poi alla fine tutte le religioni sociali hanno come obiettivo la governabilità, sono un complesso di norme, di regole morali, un po' tutto infarcito, imbottito con i canti, incensi. Ma alla fine sono una morale. No? Quindi, se tu veramente vuoi percorrere un cammino spirituale, che non è il cammino della religione desacralizzata, sociale, che ha come fine il controllo, ma tu vuoi intraprendere o percorrere un sentiero spirituale che ha come fine la libertà, devi, farlo con una mente libera. Che non è una mente condizionata dal senso del tempo, della dualità, e quindi devi per forza far sorgere questa mente poetica. Devi dargli vita, altrimenti rischi sempre di trovarti su un cammino fasullo che si presume ti conduca alla libertà, tu pensi che stai andando verso la libertà e invece siccome stai percorrendo il cammino con la vecchia mente, con la mente razionale, separata dal cuore, separata dall'amore, questa mente ti riporta sempre al punto di partenza, cioè ti riporta sempre al condizionamento e quindi non puoi comprendere il karma, non puoi comprendere il samsara. Comunque, adesso, comprendendo il samsara con una mente poetica, ci rendiamo conto che tutte queste nascite, morti, rinascite, rimorti, la grande ruota della metempsicosi, della reincarnazione è simultanea. È simultanea. È una grande immagine simultanea. E
Questa immagine è plasmata dai venti del karma in ogni sua parte. Perché? Perché i venti del karma sono i venti della necessità. Platone direbbe ananche la necessità, cioè ciò che per te è necessario affrontare al fine di sciogliere attaccamenti, paure e resistenze all'amore che ti impediscono la libertà. Abbiamo detto prima che il percorso è il percorso che va dall'ignoranza alla conoscenza, dal condizionamento alla libertà. È un percorso che si svolge senza il tempo, è addirittura un percorso senza soggetto e senza oggetto. Però è un percorso. Questo percorso, che è simultaneo, senza il tempo, simultaneo, in questo percorso tutte le tue difficoltà, tutto ciò che ti trattiene dall'essere libero e risvegliato, si manifesta sotto forma di immagine. Quindi, in tutte le immagini della tua vita si manifestano le tue paure, i tuoi attaccamenti, le tue resistenze all'amore, cioè tutto ciò che ti previene, che ti ostacola dall'essere libero, dalla meta, affinché tu possa vederlo e risolverlo, vederlo e risolverlo, vederlo e risolverlo. Quindi ti credo che in tutte le immagini, gli eventi della tua vita c'è una sfida per l'ego, perché l'ego è questa stessa resistenza all'amore. L'ego è un cumulo di attaccamenti e quindi è un cumulo di paure. È la resistenza stessa al sacro, al darsi, all'offrirsi, è la resistenza all'amore. Quindi la vita è sempre una sfida per l'ego, in ogni suo momento, in ogni suo istante, è una sfida. Più la consapevolezza è centrata nell'ego, e più ha difficoltà. Più si centra invece nell'anima, che è la volontà stessa di superare paure, resistenze all'amore, e più invece si può procedere verso la libertà. E questa è una scelta, è una decisione, eh? È una decisione che ciascuno deve prendere dentro di sé, e questo cambia tutto, tutto il modo in cui uno vive la vita. Se uno decide che vuole stare nell'ego, vuole vivere di attaccamenti, paure, vuole vivere del controllo mentale, allora si chiude nella mente, ogni evento, ogni situazione la affronta come un tentativo di esercitare un potere, un controllo sulla natura attraverso la mente, sull'anima, sulle immagini dell'anima attraverso la mente. Se invece uno decide per il sacro, per l'amore, per il darsi, allora ogni evento della vita diventa un'occasione per progredire verso la libertà. Quindi la tua decisione, il tuo libero arbitrio è fondamentale in ogni istante, in ogni momento. Perciò il karma è necessità, cioè è la tua necessità di sciogliere attaccamenti, paure, resistenze all'amore per ritrovare la libertà, e quindi il karma ti modella, ti disegna, ti presenta sotto forma di immagini, di eventi, tutte queste difficoltà in virtù della tua necessità di sciogliere queste difficoltà e di trovare la libertà. Perciò il karma è necessità, ma in questa necessità c'è sempre il libero arbitrio, c'è sempre la libertà.
Ecco perché il cammino è la meta. Ecco perché è tutto simultaneo. Perché questo obiettivo che devi raggiungere, cioè la libertà, è già presente in ogni singola immagine, in ogni singolo momento. Perché tu in ogni singolo momento hai la libertà. Quando il karma, che è necessità, ti presenta un'immagine della vita che ti porta a una sfida, a sciogliere attaccamenti, paure, resistenze all'amore. Tu puoi decidere, sempre. Scelgo il sacro, l'amore, mi do, mi offro ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Compio un surrender, oppure vado sull'onda della paura e tento di esercitare un controllo, un potere. Sempre così, in ogni momento della vita. Ti diagnosticano un disturbo, una malattia. C'è sempre quella frazione di secondo, quell'attimo, quel momento in cui tu prendi la decisione. Ok, mi arrendo, mi do il surrender, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Ho fede nell'evento. Oppure la paura, controllo. Ah, lo risolvo così, lo risolvo così, faccio questo, faccio quell'altro. Non che se tu compi il surrender dopo non passi attraverso la cura. Certo che passi attraverso la cura, ma siccome in quella frazione di secondo, in quell'attimo al di là del tempo, tu hai scelto l'amore, hai scelto di darti ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, hai scelto il sacro. Tutta la cura che viene dopo diventa un rituale, è un rituale sacro, attraverso il quale ristabilisci l'ordine primevo, l'equilibrio universale e procedi verso la libertà. Se non c'è questo momento di incontro col sacro, se c'è solo una volontà di esercitare un controllo, un potere sulla natura, cioè sull'evento, cioè sull'anima, e allora tutta la cura, tutto quello che viene dopo, non ti porta alla libertà. Non ti può portare alla libertà. Allora l'immagine si è prodotta per niente. E allora il karma continua. E magari l'immagine ritorna e poi ritorna e ritorna ancora, come le pandemie nella storia dell'umanità. Tornano e ritornano e ritornano e ritornano perché l'umanità non affronta mai se non a livello del singolo individuo, ma a livello di collettività, non affronta mai questo attraverso il sacro, ma sempre attraverso il controllo, con il tentativo di esercitare un potere, un controllo sulla natura. E quindi le pandemie tornano, ritornano. L'immagine non è mai risolvibile del tutto, fin tanto che non viene affrontata attraverso l'amore, il sacro, il surrender. Perché l'immagine esiste proprio per questo, per chiamarti al sacro, al surrender. Quindi se non incontra il suo obiettivo, torna e ritorna e ritorna ancora. E quindi il modo migliore per condannarsi a una vita dura è sempre quello di scegliere il potere anziché l'amore. Ecco, diciamo che moltissimi questa scelta è quasi inconsapevole, automatica. Se tu sei su di un cammino spirituale, se tu mediti, se tu pratichi uno yoga, allora la scelta incomincia a diventare consapevole. Perché? Perché sei su un percorso in cui tu eserciti la consapevolezza. E allora ti rendi conto di essere libero. In ogni momento puoi scegliere. Quindi la libertà, che è l'obiettivo finale, è già contenuta in ogni istante del percorso. Ecco perché si dice il cammino è la meta. Ecco, allora,
Queste erano solo le premesse. Che cos'è il samsara e che cos'è il karma? Quindi il karma è la necessità di sciogliere attaccamenti, paure, la necessità di compiere il sacro. In questa necessità però c'è libertà, il libero arbitrio. A seconda del tuo karma, tu puoi manifestare svariatissime immagini. Dico, il karma è quello che modella le immagini. Le immagini sono sempre frutto di un'unione creativa, erotica, sono frutto dell'amore. L'umano e il divino che si uniscono, psiche e amore, nella loro unione generano, procreano continuamente queste immagini che poi vengono modellate dalla necessità, dalle necessità karmiche. Allora, sulla base delle necessità karmiche, puoi avere l'impressione, l'immagine di nascere uomo, donna, o puoi avere l'impressione di nascere animale, o spirito, o deva, o asura. La ruota del samsara, infatti, è divisa in sei spicchi, sei universi. C'è quello degli esseri umani, c'è quello degli animali, c'è quello dei Deva, c'è quello degli Asura, quello dei Preta e quello dei Naraka. Chi sono questi ultimi? Sono spiriti famelici. I buddhisti li chiamano hungry ghosts, spiriti famelici, i Preta. E infatti, quando vengono raffigurati con questo ventre grosso grosso e la gola stretta stretta e la bocca piccola piccola. Per raffigurare la loro voracità, ok? Mentre i Naraka sono proprio spiriti, noi diremmo con una parola che però è occidentale, infernali, cioè vivono proprio nella rabbia, nel dolore, nell'inferno, i Naraka. I Preta sono gli spiriti famelici, i Deva sono gli dei. Gli Asura sono anche loro dei, ma sono malefici, mentre diciamo i Deva sono benevoli, ti accompagnano verso la conoscenza, sono idee di conoscenza. Gli dei che cosa sono? Sono idee, giusto? Quindi i Deva sono idee di libertà, di conoscenza. Gli Asura sono all'opposto, idee di ignoranza. L'Asura è nel dolore e il Deva è nel piacere. Però sono praticamente intossicati, quasi intossicati dal dolore e dal piacere. Sono come drogati, no? I Deva vivono nel piacere, ma vivono sempre solo nel piacere, sono proprio intossicati dal piacere. Gli Asura vivono nel dolore, ma vivono proprio sempre solo di dolore, sono quasi intossicati dal dolore. A volte gli universi si mischiano, anzi a volte, sempre, perché abbiamo premesso che dobbiamo pensare a tutto in termini di complessità, per cui non esiste mai che tu hai una vita in cui sei solo uomo, solo donna, solo animale, solo Deva, solo Asura, solo no. Tu in ogni tua vita sei una complessità di tutto questo. E infatti, quando tu guardi le persone, gli esseri umani, ti rendi conto che ci sono quelli che conducono una vita da Deva, quelli che conducono una vita da Asura, quelli che conducono una vita da Prema, o addirittura quelli che conducono una vita da Naraka. Sì, perché ci sono esseri umani che sono intossicati dal dolore, si lamentano sempre, 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 si lamentano sempre. Per loro qualsiasi evento, qualsiasi cosa è pesante, è una sofferenza, è un lamento, è un dolore. E veramente ti raccontano storie pazzesche, perché quando
parlano del loro passato, dei loro antenati, c'è cioè, tutto sofferenza, tutto dolore. E sembra che non hanno speranza per il futuro, però continuano ad andare avanti. E come invece poi ci sono quelli intossicati dal piacere, quelli che non hanno mai abbastanza. Questi sono un po' Deva e un po' Preta e sono famelici. E poi ci sono quelli proprio che cioè, vivono in un'ignoranza totale, in un'ignoranza totale. Come diceva Socrate, ognuno di noi, ogni creatura, in termini buddisti potremmo dire, ogni creatura in ogni universo vuole il bene, punta verso il bene. Il problema dei Naraka è che non sanno che cos'è il bene, perciò operano continuamente, costantemente il male. Questa è l'ignoranza del bene. Tutte le creature di tutti gli universi vogliono il bene. Il problema è l'ignoranza, quando non sai che cos'è il bene e allora operi il male. Per te stesso e per gli altri, e questi sono i Naraka. Dai, non dire che non ti è mai capitato di incontrare questa ignoranza. Oggi basta vedere un notiziario e ti rendi conto che l'umanità sta in quell'inferno, nell'inferno dei Naraka, perché ti rendi conto che ci sono addirittura super eminenti tecnici, comitati, scientifici, illuminati, illuminanti, tutto quanto che si riuniscono, studiano, la studiano e la ristudiano perché vogliono arrivare alla soluzione, al bene, a tutto e poi fanno il male. È un disastro. Perché? Perché c'è l'ignoranza del bene. Quindi hai voglia di andare avanti a botte di scienza, comitati scientifici, tecnoscienza, tecnologia. Se non sai che cos'è il bene, dove vai? Allora ti sforzi, ti sforzi, ti sforzi con una grande volontà di fare il bene, certo, ma finisci per fare il male. Perché non sai che cos'è il bene. Quindi questi sono i Naraka e diciamo che oggi non è difficile vedere questo genere di inferno nel nostro mondo, specialmente ad un macro livello di collettività. Quando apri i notiziari ti rendi conto di questo, assolutamente, ti rendi conto. Quindi diciamo che tutte queste varie possibili reincarnazioni sono da vedere in termini di complessità. Perciò non puoi mai dire fino in fondo sono umano, io sono umano. Beh, sono umano, un momento. Sei un po' umano, sei un po' Deva, sei un po' Asura, sei un po' Preta, sei un po' Naraka, sei anche un po' animale. Che non guasterebbe, questo non guasta mai, nessuno guasta mai. Avere una bella anima animale, selvaggia dentro, questo non guasta mai. Averne di anima animale. Quindi sei un po' tutto questo, sempre. E a volte ti comporti un po' più da Deva, a volte un po' più da Asura, a volte un po' più da questo. Che cos'è l'eucinestesi? Ho intitolato questa diretta Eucinestesi. L'eucinestesi tradotto proprio letteralmente, la capacità di percepire la propria vita organismica
le viscere, il movimento delle viscere, il respiro, la digestione, il battito del cuore, la temperatura che si alza, si abbassa, il sonno, la sonnolenza, l'energia, la veglia, percepire tutta la vita organismica con un senso di piacere, intenso, continuo, costante piacere e persino la vita psichica. Quindi le emozioni, le sensazioni, che so, accendi un incenso e ti scotti. C'è quello che è più naraka o più asura, che quando si scotta, sbraita, mi sono scottato, cioè un casino pazzesco, non lo vedi proprio che soffre, che maledetto mondo, maledetta natura, maledetti tutti, cioè proprio subisce questo evento in un modo tremendo, tu lo guardi e dici ma che c'hai da urlare così, non ti sei fatto niente, una piccola scottatura, ma che è? Ma lui niente, no? Si lamenta il giorno dopo, lì ancora che si lamenta, che si fascia il dito, che no, ma forse è meglio che non lo tengo fasciato perché guarisce prima se lo lascio all'aria. Ecco, guarda, non guarisce perché io ho anche questo problema, che non solo mi sono scottato, ma io ho un problema che cauterizzo, cioè guarisco con lentezza. Anche questo, sì, perché la mia mamma, il mio papà, quando ero piccolo mi hanno fatto, guai, non sono stato allattato, anche questo, sì, sono stato messo nell'incubatrice, anche questo, sì, mio nonno, mia nonna, insomma, dice, ragazzi, ti sei solo scottato, no, dopo una settimana è ancora lì, che si lamenta, e c'è quello che si accende l'incenso, si scotta un po' e sì, ahi, però è quell'ahi come wow, sono vivo, cioè lo vedono che in ogni sensazione, in ogni evento ha un moto di vitalità, che poi è un moto di piacere, c'è energia in quella bruciatura. Lui sì, si è scottato col fuoco, ma ha un fuoco interiore. Per cui il fuoco interiore ha riconosciuto il fuoco esteriore e in un certo senso hanno fatto l'amore. Per cui anche lo scottarsi è un vissuto di piacere. Tu dirai masochista, no, no, masochismo è un'altra cosa. Questa è vitalità. Questo è essere nell'eucinestesi. È quando qualsiasi sensazione, emozione, percezione nasce dal piacere e ti conduce al piacere. Un piacere che non è assenza di dolore, ma che è la comprensione profonda che il dolore non ha lo scopo di farci soffrire, ma quello di risvegliarci. E quindi la consapevolezza che il piacere non è assenza di dolore, ma è un dolore vissuto nella sua reale natura, che è forza, che è energia, è fuoco, non è sofferenza. Il dolore non ha l'obiettivo di farci soffrire, il dolore ha l'obiettivo di risvegliarci. Chi è nell'eucinestesi vive tutto così, con questa consapevolezza. Ora, l'eucinestesi si può coltivare. Ed è una grandissima cosa, perché il piacere è conoscenza ed è libertà. Non il piacere edonista, ma
piacere entusiasta. Ci sono due tipi di piacere, tutte le cose hanno sempre due facce, due aspetti. E così il piacere, c'è un piacere edonista, che è quello che intossica, quello che non ce n'hai mai abbastanza. E c'è il piacere entusiasta, il piacere di chi vive nell'entusiasmo, enteos, avere un Dio dentro o essere in Dio, enteos. L'entusiasmo, il piacere di chi è entusiasta, di chi può vivere qualsiasi evento, anche una bruciatura, con entusiasmo. Enteos. Questo non è comprensibile da chi non è nell'entusiasmo. Chi è un po' umano e un po' naraca, quando gli dici queste cose, ti risponde: ah, sì, voglio proprio vedere se ti torturano, ti bruciacchiano in tutto il corpo, voglio proprio vedere se ti. Cioè, il naraca finisce sempre con queste storie qua, che cioè, ti vuole metterti con le spalle contro il muro perché lui è lì con le spalle contro il muro, capisci? Non ha questa danza interiore, questo entusiasmo, è lì con le spalle contro il muro e quindi vuole sempre metterti con le spalle contro il muro, per cui salta sempre fuori con le solite deprimenti, avvilenti, banali anche frasette del tipo: ah, sì, il piacere è assenza di dolore, ah, sì, il dolore non è sofferenza, il dolore è risveglio. Ah, oh, voglio vederti se, voglio vederti se, voglio vederti. Sempre così. Cioè, quello che è un po' umano, un po' naraca, finisce sempre lì. Tesoro mio, vieni fuori di lì, che cosa ti devo dire? Cioè, non è che c'è un'altra possibilità. Vuoi stare lì? Vuoi stare lì? Stai lì, stai lì. Vuoi stare lì? Stai lì. Il mio consiglio, vieni fuori. Vieni nell'entusiasmo. Enteos, nella danza della vita. Quando sei nella danza della vita, allora puoi renderti conto che l'eucinestesi la puoi coltivare, la puoi coltivare, la puoi intensificare sempre di più. E è un ritmo naturale, è musicalità. Dimostrare questo, quest'estate a giugno al mare a Porto San Giorgio nelle Marche faccio un ritiro con un musicista, grande musicista Rino Capitanata. Faremo questo ritiro a Porto San Giorgio in cui ci dedicheremo a coltivare e intensificare l'esperienza dell'eucinestesi, cioè il piacere, la capacità di percepire se stessi e tutto quanto con piacere. E non a caso lo faccio con un musicista questo, perché l'eucinestesi, la danza del piacere, ti connette con l'armonia universale, con il ritmo della natura. Perché, dicevo, questa esperienza dell'eucinestesi è un'esperienza di conoscenza e di libertà? Perché conoscenza, libertà, piacere sono tre aspetti della medesima esperienza. E infatti nel Kalachakra Tantra, il Kalachakra Tantra che è come la Bibbia per i buddhisti esoterici, il Kalachakra Tantra, Naropa dice al re, che era il suo allievo: guardati, o re, dal crollo del piacere, poiché da esso crollo ha origine l'azione nefasta, funesta, che ti imprigiona nella ruota del samsara, nella ruota dell'ignoranza. Perciò guardati, o re, dal crollo del piacere. Il crollo del piacere è il più grosso peccato, dice Naropa al re. Questo banalmente lo puoi comprendere subito, perché ti rendi conto, no? Che quando
l'organismo non prova piacere, quando il corpo è in una condizione di pesantezza, di sofferenza, diventi cattivo e sei spinto a fare l'azione funesta, nefasta, che ti imprigiona nella ruota dell'ignoranza. Quando invece il corpo, gli organi provano piacere, allora sei gentile con gli altri, sei gentile con la natura e questo ti conduce verso la libertà. Ecco perché il piacere è conoscenza e libertà. Ma è una decisione, ragazzi, cioè provare piacere, provare dolore è una decisione, è una decisione. È la decisione di vivere in Dio, di vivere nell'entusiasmo, entheos, essere in Dio, oppure di vivere nell'inferno dei Naraka. È una decisione. In ogni istante è una decisione. Certo che dopo un po' che la prendi, va in automatico. Quindi può essere un automatismo tremendo, devastante, perché tu in automatico scegli sempre l'inferno. Oppure può essere un potere automatico, come lo chiamava Aurobindo, perché hai scelto l'amore, hai scelto il piacere e questo poi è diventato una scelta inconscia, automatica, e Aurobindo lo chiamava potere automatico. In automatico scegli sempre il piacere e quindi scegli sempre la libertà. Scegli sempre la conoscenza. Cosa c'entra tutto questo col NAT numero 8? Perché il NAT numero 8 è il signore dei veleni. È il NAT che ti libera dai veleni, che sono l'ignoranza, il condizionamento e la sofferenza, i tre grandi veleni. Il NAT numero 8 ti libera da questi veleni. Ed è una questione di consapevolezza. Infatti, se leggi la carta di questo NAT, la descrizione sul libro ti dice: i veleni più pericolosi, quelli che i NAT ti segnalano con le carte basse, nello schema delle 10 carte, sono quelli di cui non sei consapevole. Cioè il Naraka non solo è nell'inferno, ma non è neanche consapevole di esserci. Quello è il problema. Allora lì, cioè, è difficile tirare su, si può fare, si può fare. Tutto si può fare, però è più difficile, capisci, perché non c'è consapevolezza. Quindi il NAT numero 8 è un fatto di consapevolezza. Devi essere consapevole di dove ti trovi, della decisione che hai preso e che continui a ripetere. Perché solo se sei consapevole puoi cambiare. Hai scelto l'entusiasmo e il piacere? Puoi intensificare questa scelta nella misura in cui sei consapevole. Hai scelto il dolore e la sofferenza? Puoi cambiare questa scelta della sofferenza. Ma devi essere consapevole che è una scelta. E questo è molto difficile per il Naraka, perché il Naraka non solo è nella sofferenza, ma è anche nel vittimismo, per cui incolpa sempre gli altri, incolpa il destino, incolpa il mondo, incolpa l'altro. E quindi non è consapevole che la sua condizione è una sua scelta. Questo rende le cose molto, molto più difficili. Però si può uscire anche da lì, si può, tutto si può. L'universo è un'infinita possibilità. Allora, ho detto tante cose oggi perché ho voluto unire la diretta solita che facciamo il venerdì sul buddismo con il NAT numero 8 e riassumo in due parole proprio. Il tema è l'eucenestesi, cioè la capacità di percepire la nostra vita organismica e tutte le nostre sensazioni ed emozioni, tutte le nostre idee anche, con entusiasmo, con piacere. Questa eucenestesi è libertà e conoscenza.
Perciò è fondamentale. È ritmo, è armonia. Ci connette infatti al ritmo e all'armonia universale, perché la natura tutta è permanentemente in questa condizione di eucinestesi, solo l'uomo ne è uscito. Essere in questa condizione è il modo migliore, il piacere è il modo migliore per risolvere il karma e procedere verso l'illuminazione e la libertà, come dice Naropa nel Kalaka Chakra Tantra. Stai nel piacere, perché il crollo del piacere è il più grande peccato. Stai nel piacere, o re, lui istruisce un re. Stai nel piacere, o re, perché il crollo del piacere è il più grande peccato. Stai nel piacere, perché dal piacere procede l'azione gentile. Verso te stesso, verso gli altri, verso la natura. E l'azione gentile risolve il karma e ti conduce alla libertà. Stai nel piacere. Compito a casa, oggi, domani e dopo, visto che ci abbiamo un weekend davanti. Cerca semplicemente di intensificare la consapevolezza di tutto ciò. Cerca di osservarti, di guardarti. Di vedere che in ogni istante scegliere il dolore o il piacere, la sofferenza, cioè trasformare il dolore in sofferenza o in libertà, è una scelta. Sentire e provare piacere o sofferenza è una scelta. Cerca in ogni istante di sviluppare questa consapevolezza. Devi semplicemente essere attento. Lo yoga è attenzione. Ok? Cerchiamo di passare un venerdì, un sabato e una domenica nella massima attenzione possibile a questo tema, il tema del piacere, dell'eucinestesi. Ok? E ci rivediamo lunedì, sempre alle 7. Ciao, vi voglio bene e ci vediamo lunedì. Ciao.